Paola Docet. Finalmente aria di novità, ecco il grande ritorno del reality in televisione. Tutte e tre le edizioni sono state condotte da Paola Perego, che ha sostituito Amanda Lear dopo la prima puntata della prima edizione. Era la versione italiana del format belga Demol.L e regole del gioco. Sui social, impazzano i commenti sul grande ritorno del reality in televisione. Ma in quanti ricordano le regole del Game Show? Ecco una breve sintesi. Partecipa un gruppo di concorrenti VIP, i cosiddetti sospettati o indagati. Lo scopo del gioco è trovare e smascherare la talpa, un sabotatore, che si nasconde in incognito tra i concorrenti. Il compito è affidato sia al pubblico sia agli stessi sospettati. Il pubblico, tramite televoto, determina una classifica dei sospettati. Quello che ha ricevuto più voti deve affrontare il test d'eliminazione o interrogatorio. Il gruppo invece fa le proprie nomination. Nelle prime due edizioni le nomination erano segrete, nella terza invece sono palesi. Il più sospettato del gruppo va in sfida al test d'eliminazione / interrogatorio. In caso di parità ci va colui che, tra i nominati in parità, è più alto nella classifica del pubblico. Al test d'eliminazione i sospettati vengono sottoposti a 10 domande dirette sull'identità e le azioni della talpa. Il loro scopo è quello di rispondere correttamente al maggior numero di domande. Chi risponde correttamente a meno domande deve abbandonare il gioco, mentre l'altro viene recluso. In caso di parità, si ricorre o all'analisi del battito cardiaco dei sospettati, o alla velocità nelle risposte. Tempo di supermenti. Paola Perego è fiduciosa per il grande ritorno del reality in televisione, ovvero la talpa, si parla di ottobre 2019. Sarà contento tutto quel pubblico che raccoglie firme e fonda gruppi social per farla tornare in onda. Ma la conduttrice parla anche della sua nuova esperienza in TV con Super Brain su Rai 1.